Benvenuti nella parte di esercizi della lezione sul blues. Questi sono gli esercizi del corso di pianoforte moderno e jazz di secondo livello. E con la lista degli esercizi divisi per argomento che avremo da fare, diciamo, sull'argomento blues. Naturalmente, prima di seguire questa video lezione di esercizi, dovete aver preso visione dei video di teoria, che sono le video lezioni sul blues che trovate in piattaforma, sono tre, e dovete anche scaricarvi le slide della video lezione, sempre in piattaforma, e studiarvi tutti gli argomenti teorici per poter passare agli esercizi. In questa cartella trovate gli MP3 delle basi e gli spartiti. Vi consiglio anche di ascoltare le versioni originali dei brani. Quando avrete completato il lavoro pratico, potrete passare all'esercitazione scritta che potete inviare in piattaforma. Poi vi spiegherò come fare perché ho visto che qualcuno ha dei dubbi. Un consiglio è anche quello di comunicare sempre tra voi attraverso i forum. Potete come sempre utilizzare il forum didattico in cui potete inserire qualsiasi tipo di domanda relativa alle lezioni. Trovate me, ma trovate anche i vostri compagni che sicuramente possono darvi degli ottimi consigli. Quindi passiamo agli esercizi per la lezione di oggi. Abbiamo quattro parti, la prima parte di esercizi affronterà il blues maggiore, la seconda parte il blues minore, la terza il jazz blues, quindi il giro blues più articolato, e poi ci sarà un'esercitazione scritta. Per quanto riguarda il blues maggiore, avremo tre tipi di lavoro da fare. Studiamo un brano di repertorio che si intitola Segen Blues, studieremo le scale da utilizzare per improvvisare su questo brano, le scale che si chiamano misolidie, e le scale blues. Alcuni di questi esercizi sono da fare applicandoli alle basi MP3 che sono allegate alla pagina del corso. Avremo poi gli esercizi sul blues minore, in questo caso studieremo un blues che si intitola Mr. PC, che è un blues minore. Anche in questo caso avremo degli esercizi che riguarderanno lo studio delle scale, quindi studieremo le scale doriche e misolidie abbinate al brano, studieremo delle improvvisazioni libere. E studieremo delle improvvisazioni invece a scambi 4 più 4, sempre da applicare alle basi MP3 allegate alla pagina del corso. Gli esercizi sul jazz blues, studieremo il brano Blues for Alice. In questo caso non studieremo improvvisazioni sul jazz blues perché mi sembra ancora troppo complicato, quindi ci limiteremo a eseguire il tema, sempre su base MP3, e faremo una piccola analisi armonica del brano. L'ultima parte degli esercizi previsti sull'argomento blues è un'esercitazione scritta da allegare in piattaforma o inviare a me tramite WhatsApp. L'esercitazione scritta riguarderà la scrittura di un giro armonico blues maggiore in mi bemolle, un giro blues minore in fa minore, un giro armonico jazz blues in si bemolle e poi di scrivere le scale blues minori, maggiori e miste in fa, si bemolle e mi bemolle. Entriamo nello specifico di questi esercizi. Per quanto riguarda il blues maggiore, avrete lo spartito del brano in piattaforma, Segen Blues, e poi avete una base, e una base che in realtà non è esattamente Segen Blues, ma è semplicemente un giro blues maggiore su cui potete esercitarvi. Vi dico questo perché dovete ricordare che se voi osservate questo spartito, Segen Blues ha nell'ultima riga già una piccola sostituzione di accordi. Voi, se non vi ricordate esattamente l'argomento, prendete le slide che avete o guardate la video lezione teorica. Comunque, in queste due battute, la nona e la decima, gli accordi base del giro sono Sol settima, Fa settima, quinto, quarto. In Segen Blues, in questo caso, c'è stata una piccola sostituzione con la posticipazione del quinto e il secondo. Quindi c'è il secondo grado, Re minore, come accenno di cadenza per poi andare al quinto nella decima battuta. La base invece prevede Sol settima e Fa settima come giro blues proprio basic maggiore. Tenetelo presente. Quindi avrete la base e ci studierete sopra sia il tema del brano che naturalmente anche le scale. Quindi Grazie.
Considerate che per accompagnare il tema io vi chiedo sempre di suonare prima e settima alla mano sinistra, quindi avrete Do settima, Do e Si bemolle. Poi prima e settima di Fa. E via dicendo. Questo lo potete fare anche sulla base, anche se non è estremamente corretto, perché nella base ci sono già il basso e il piano, quindi teoricamente non è prevista la vostra mano sinistra. Però, se avete bisogno di una sorta di metronomo per studiare il tema con prima e settima alla mano sinistra, potete anche farlo sulla base. Cercate però anche di farlo da soli, senza la base, assicurandovi di andare a tempo. Utilizzate la base, come dicevo, anche per eventualmente studiare le scale. Quindi, Do misolidia, Fa misolidia, Do misolidia, Sol, Fa, Do. La stessa base, cioè lo stesso lavoro si può fare improvvisando liberamente, quindi studiando prima le scale e poi provando delle improvvisazioni. Notate che le scale le sto suonando con la suddivisione ternaria e non con le crome dritte, diciamo binarie. Questa suddivisione ternaria è tipica della pronuncia swing e noi cerchiamo di utilizzarla anche quando studiamo le scale, quindi utilizzatela. Se usa poi utilizzate la stessa base per studiare le scale blues, sempre improvvisando. Passiamo al lavoro sul blues minore. Abbiamo tre vasi che poi potete utilizzare. La base, diciamo, quella che si intitola Mr. PCC Minor Blues, questa qui, è la base che potete usare per studiare il tema e anche per fare delle libere improvvisazioni su tutto il giro. Mentre le altre due basi, quelle con scritto scambi, sono le basi che vi serviranno per fare il lavoro di improvvisazione con gli scambi 4 più 4. Questo lavoro è fondamentale per imparare a sentire i giri armonici che passano, quindi proprio ve lo consiglio, lavorateci tanto. Utilizzate prima la base degli scambi con la ritmica, questa qui, perché è più facile, nel senso che nella base c'è anche l'accompagnamento di basso e batteria e pianoforte, e quindi per voi sarà più facile non perdervi. Sentirete che ci sono quattro misure, le prime quattro misure in cui c'è il pianoforte già registrato che fa l'assolo, e poi ci sono quattro misure vuote, che sono le seconde quattro dove dovrete suonare voi. Nelle ultime quattro c'è di nuovo il pianoforte, e poi il chorus continua, quindi le prime quattro del secondo chorus le fate voi, le seconde quattro ci sarà già il piano registrato, le terze quattro voi, e via dicendo. Ci sono un tot di chorus, la sentiamo. Prime 4, 3, 4 e tocca a voi Fa minore. La bemolle, Sol, Do, ultima battuta, ricomincia, tocca a voi. E andiamo avanti così. La stessa cosa la fate poi sulla base, invece che ho scritto scambi solo piano, dove c'è solo il metronomo e il pianoforte. Prima, due, quattro e tocca a voi, Fa minore. One, two, three, La bemolle qui. Sol, e tocca a voi, inizio chorus. Uno, due, 3, 4, 1. Notate che io ogni tanto entro in levare, perché non è detto che l'assolo, io devo cominciare dalla battuta numero, in questo caso sono la battuta numero 5, ma posso benissimo iniziare la mia frase in levare, quindi
diciamo, accavallarmi qualche quarto, uno o due quarti della vostra ultima battuta della prima riga. Questo non deve portarvi fuori, cioè voi dovete sempre sentire dove è l'uno. Questo per quanto riguarda il blues minore. Passiamo al jazz blues. Come vi ho detto, sul jazz blues non voglio che studiaste già l'improvvisazione perché dovreste cambiare scala praticamente ogni battuta, perché vedete che è pieno di 2-5-1, mi sembra prematuro. Quello che però è interessante di questo brano è che è un brano tratto dalla tradizione bebop, e i brani bebop sono estremamente complicati a livello anche melodico, cioè i temi sono già quasi dei piccoli assoli, quindi vi consiglio di studiare bene la melodia, sia in piano solo, quindi studiate il tema accompagnandovi, se volete, con prima e settima. Dicendo, con anche eventuali piccole variazioni melodiche, e poi suonate il tema sulla base. Via dicendo. Vi consiglio di studiarli a memoria questi temi perché sono proprio parte della tradizione jazzistica, li suonerete per tutta la vita, se continuerete a studiare jazz, e normalmente si suonano a memoria, per cui oltretutto proprio questo tipo di brani qui, i bebop, sono estremamente importanti per prepararsi agli assoli, sono propedeutici agli assoli, quindi più li incamerate, li interiorizzate, li memorizzate, e più facile sarà poi improvvisare, non solo su questo brano, ma in realtà proprio come linguaggio, perché sono ricchi di cromatismi, di terzine, quindi imparate proprio un linguaggio anche solo studiando i temi, per cui ve lo consiglio. Come ultimo lavoro, abbiamo l'esercitazione scritta, quindi, vi fate un bel, foglio bianco, vi dividete il numero di battute, fate 12 misure, state attenti a mettermi le misure a gruppi di 4, non voglio vedere una riga con 3 battute, una riga con 5 battute, perché l'occhio ha bisogno di questa successione. Le frasi musicali sono di 4 misure. E quindi è importante che la capo sia sempre ogni 4 misure. Quindi vi fate il foglio bianco e poi riempite con gli accordi, scrivendo il giro armonico, fate un blues maggiore in mi bemolle, partendo dalla base teorica delle slide, della videolezione, imparate a memoria le successioni primo, quarto, quinto, dove cambiano gli accordi, lo scrivete in mi bemolle, poi scrivete un giro blues minore in fa minore, scrivete un giro armonico jazz blues, quindi simile a blues for Alice, ma in si bemolle. E infine mi scrivete le scale blues minori, maggiori e miste in 3 tonalità, fa, si bemolle, mi bemolle. Vi chiedo queste 3 tonalità non a caso, ma perché sono le più utilizzate. E sono le più utilizzate perché ovviamente sono le tonalità più comode per gli strumenti a fiato. Si bemolle, mi bemolle, fa, per i sassofonisti per esempio sono comode, anche per i trombettisti, e quindi vi troverete a suonare moltissimo, in queste tonalità, soprattutto i blues. Per cui cominciamo già a studiare queste tre. Per inviare l'esercitazione scritta vi chiedo di utilizzare la piattaforma, quindi adesso poi vi spiegherò come fare. Eventualmente potete anche mandarvi delle prove, sapete che io sono sempre contattabile attraverso WhatsApp, mi potete mandare file audio, mi potete mandare piccoli video di voi che suonate, mi potete mandare le foto della vostra esercitazione scritta con 2 appunti, io rispondo in giornata. In maniera che ci torniamo sempre in contatto e non studiate in maniera sbagliata. Se avete dubbi, scrivetemi, abbiamo il gruppo WhatsApp, utilizzatelo. Adesso vi spiego anche come allegare le esercitazioni alla piattaforma, perché ho visto che qualcuno ha avuto qualche difficoltà. Allora, quindi per consegnare l'esercitazione, schiacciate su esercitazione scritta e dopodiché c'è. Ci sono i compiti da fare e potete consegnare il vostro file qui. Potete allegarlo o scriverlo diretto, scrivere un testo, salvarlo.